Pasqua elegantissima con i tovaglioli di carta. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Avete capito bene, vi organizzo una Pasqua elegantissima con i tovaglioli di carta che vedete giacere lì in posa. E allora, nel video precedente abbiamo visto come fare i fregi pressati con la tecnica ad umido. Stanno asciugando, sono qui quelli che abbiamo fatto nel video assieme, ma se avete visto il video, che vi lascio nei link in info box, avete visto che io già un pochino li avevo fatti per mostrarveli belli e pronti. Bene, con quelli ho pensato di fare un biglietto per Pasqua elegantissimo, proprio per farvi vedere come mettere in opera questi elaborati che magari non sapete come sfruttare. Prima di passare sul piano da lavoro, però, vi ricordo che vi aspetto tutti in libreria con i miei due libri, Il ricettario dell'arte e Il grande libro del colore. Il ricettario dell'arte è una raccolta di ricette per la creatività. Potete trovare tantissime ricette, tra cui, per esempio, lo stucco di carta con cui fare dei bellissimi, bellissimi lavori in carta, oppure la ricetta di colla di carta e tante altre ricette meravigliose e professionalissime. E poi con il grande libro del colore, all'interno del quale è custodito tutto il sapere sul colore. Adesso voglio esagerare, ma è un libro che è adatto a tutti perché vi spiega come utilizzare il colore in maniera consapevole e in maniera esatta, perché c'è un modo per utilizzare il colore e per non essere soggiogati da esso. Vi aspetto in libreria, sia quelle fisiche che quelle online. Bene, ora basta chiacchierare, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a fare un meraviglioso biglietto pasquale di tovagliolini. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro biglietto pasquale con pizzi di carta. Ci occorrerà una colla abbastanza asciutta che non rilasci umidità, un attaccatutto andrà pur più che bene, anche l'attac potete usare. Poi un righello, un tagliabalsa, un paio di forbicine, un paio di forbici, la matita, i nostri elementi in carta dritti dritti dal video precedente. Trovate il link in info box, i nostri pizzi di carta fatti con una pressione ad umido della carta. Vi ripeto, trovate il link qui giù in info box e il video precedente. E poi un foglio di carta che sia abbastanza spessorato, un 180-200 grammi, tanto da reggere appunto un bigliettino, e che sia largo almeno 24 centimetri per 30, diciamo così. Bene, cominciamo subito. Con un vecchio foglio faccio la sagoma di un uovo, di un ovetto. Voilà. Quindi prendo un cartoncino, ricalco il mio ovetto, prendo la misura e prendiamo alla base la misura di 23 centimetri. 23 di qua, 23 di là, e da questo lato invece 14 centimetri. Insomma, sto ritagliando un bigliettino all'interno del quale possa essere centrato l'ovetto, ok? Molto molto semplice. E taglio entrambe le facce. Quindi piego esattamente a metà lungo la linea che ho fatto qui, ok? E piego a metà. Ok, ora devo eliminare questa parte, ma non tutta. Una luccia laterale la devo lasciare, quindi un disavanzo di un centimetro circa lo lascio. Dopo la piega, continuo a tagliare questo lato sino all'incrocio, quindi taglio anche pure quello. E qui do un taglietto obliquo per, vedete, distaccare la parte. Quindi piego e
lascio un centimetro soltanto circa anche da questo lato. Taglio anche questo pezzettino, uno e due, non mi serve. Riapro e taglio in maniera angolare tutti i pezzettini qui. Su questo proprio ripasso in modo da facilitare poi la piega, ripasso appunto con delle punte. Ho usato una forbicina, potete usare un bulino, quello che avete a disposizione. Adesso dobbiamo ritagliare, quindi portare via il centro del nostro uovo. Con un tagliabalza semplicemente eliminiamo questa parte e voilà, così che avremo anche la base. Posso decidere di lasciare bianco o posso decidere di colorare il fondo, fate come preferite. Piego e metto la colla su tutti i margini in modo da incollare ben bene il bigliettino, quindi incollo sia queste parti così che anche queste alla parte frontale del biglietto. Faccio semplicemente così, chiudo, prendo i miei fregi di carta e li ritaglio. Ora, dopo aver ritagliato tutti i nostri soggetti, andiamo a comporli sul biglietto. A questo punto assembliamo il nostro biglietto con della colla attaccatutto. Poniamo all'interno della cornice i nostri fregi. Ecco, facciamo appunto una composizione che aggradi il nostro occhio, facendo venire fuori alcune parti. Ok, dall'uovo stesso. Questa è la composizione che piace a me. Dopo aver scelto la composizione che più mi piace, vado semplicemente a sfoltire, vedete, la composizione della mia decorazione e la vado a inserire, voilà, lì dove voglio che stia. L'aggancio in pratica. Agganciati i due lembi principali, poi potrò giocare con questi come meglio credo. Li potrò poi posizionare in un secondo momento, dentro, fuori, come più mi piace. Anche qui alleggerisco, perché vedete ci sono più strati che possono essere sganciati o utilizzati tutti assieme, come preferite. Metto solamente su capo e coda per lasciare svolazzante e vado ad inserire, voilà, lì dove voglio. E anche tra di loro posso metterli sopra, sotto, un po' dove mi pare, insomma, li posso comporre un po' come credo più opportuno, o semplicemente posso tagliarli e utilizzarli dove mi piace. Metto dentro questa, faccio fuoriuscire questa, metto, ok, dentro questo. E poi al centro, messa per così, faccio spiccare il volo alla mia farfalla, che appunto, voilà, soltanto qui, così. E guardate la meraviglia di questo biglietto ton su ton.
Ora ditemi se non è una cosa meravigliosa. Tutto carta, bellissimo. Naturalmente potete passare della polvere asciutta sulla carta per far venire fuori ulteriormente i decori, che ne so, un blush, una terra che dia quei colori un po' appunto terracotta. Se volete mettere in evidenza ancora di più i chiaroscuri, a me sono piaciuti così lasciati al naturale perché dal vivo vi posso assicurare sono molto belli. Peccato che ho la farfallina macchiata perché ho usato un timbro macchiato, ma giusto per farvi capire l'uso che se ne può fare. Bene, ora vi lascio alle foto e se il biglietto con i fregi di carta vi è piaciuto, lasciatemi un pollice in su e una condivisione. Volo a farvi le foto. Ciao! Qualcosa di meraviglioso, ve lo faccio vedere così in video dal vivo perché risulta ancora più bello, antico, prezioso, proprio bello per questa Pasqua. Immaginate dei quadretti fatti con questa tecnica meravigliosa, sono dei pizzi di carta fatti in 4 e 4/8. Vedete come per declinare la creatività in forme anche sofisticate, eleganti, non occorra poi chissà che cosa. Esprimete il vostro estro in forme semplici, perché più semplice sarà il materiale da cui viene fuori qualcosa di prezioso, più alto è il vostro metodo di espressione dell'arte. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatelo volare in alto nelle visualizzazioni. Io vi ringrazio per tutti i pollici in su che avrete lasciato e vi do appuntamento su tutti i miei canali. Ombretta, il mio canale di lifestyle, Due Cuori e una Cappa, il mio canale di cucina, entrambi li trovate qui su YouTube, ma vi do appuntamento anche sui miei altri social, TikTok, Instagram e Facebook. Vi aspetto su tutti come Arte per te, pennello bianco su fondo rosso. E vi aspetto sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima creazione. Ciao!